Per me un classico è un libro di poesie, un romanzo, un saggio, qualsiasi tipo di libro che in qualche modo custodisce qualcosa di universale. Parlo di letteratura perché sono di parte, perché io amo la parola come porta d'accesso all'invisibile e l'invisibile, appunto, tu ci entri e lo immagini spesso attraverso le parole che lo suggeriscono. Quindi io sono di parte e parlerò solo di libri scritti, di parole scritte. Dicevo che contengono qualcosa di universale e di eterno, possibilmente, che vale per qualsiasi epoca, che vale per qualsiasi paese, per qualsiasi religione, per qualsiasi immaginazione. È questo che mi affascina tantissimo quando trovo un romanzo che ha fatto parlare, ha fatto emozionare nell'Ottocento e continua a farlo ancora oggi a qualsiasi latitudine del mondo. Questo è il potere più grande, perché ci sono degli elementi probabilmente della nostra esperienza, dello stare qui al mondo, che valgono un po' per tutti e questo lo trovo anche molto commovente. Allora, uno degli strumenti più, secondo me, più universali è proprio la poesia, perché in qualche modo utilizza delle parole che non solo raccontano o spiegano o illustrano, ma che danno un battesimo alle cose del mondo. E io comincio proprio a suggerirvi come mio classico una raccolta che è molto recente in realtà. La gioia di scrivere contiene un po' tutte le poesie di Wisława Szymborska e io ne prediligo però tra tutte una raccolta specifica che è La fine e l'inizio ed è veramente un classico sulla perdita, su questa esperienza che è un tabù, nella nostra società veramente enorme, no? Non si può mai parlare di lutti, appunto, di morte, di cosa significa perdere delle persone amate o perdere un'intera stagione della propria vita o perdere un mondo di certezze in cui credevamo. Che è proprio quello che sta accadendo a noi in questo momento di pandemia, questo senso appunto di smarrimento assoluto, perché il tuo riferimento, che sia riferimento d'amore oppure riferimento per vivere la tua vita cosiddetta normale, quando vengono a mancare questi riferimenti, è chiaramente una piccola morte. Anche per noi, e in particolar modo qui c'è dentro una poesia che si intitola Il gatto in un appartamento vuoto, che ci sa raccontare invece la morte in un modo così delicato, così pieno di pudore, come spesso è la parola che non grida mai quando esatta. È una parola che si prende cura di un'esperienza perché vuole restituircela affinché noi riusciamo ad attraversarla. Ecco, queste sono le parole che amo di più, le parole che poi ci servono, che ci aiutano a vivere, e vivere appunto è un'esperienza piena di perdite, di vuoti, di lutti, di crepe. Allora io ve ne leggo un pezzetto da Il gatto in un appartamento vuoto di Wisława Szymborska. Morire. Questo a un gatto non si fa. Perché cosa può fare il gatto in un appartamento vuoto? Arrampicarsi sulle pareti, strofinarsi tra i mobili. Qui niente sembra cambiato, eppure tutto è mutato. Niente sembra spostato, eppure tutto è fuori posto. E la sera la lampada non brilla più. Si sentono passi sulle scale, ma non sono quelli. Anche la mano che mette il pesce nel piattino non è quella di prima. Qualcosa qui non comincia alla solita ora, qualcosa qui non accade come dovrebbe. Qui c'era qualcuno, c'era. Poi d'un tratto è scomparso e si ostina a non esserci. In ogni armadio si è guardato, sui ripiani si è corso, sotto il tappeto si è controllato, si è perfino infranto il divieto di sparpagliare le carte. Che altro si può fare? Aspettare e dormire. Che lui provi solo a tornare, che si faccia vedere, imparerà allora che con un gatto così non si fa, gli si andrà incontro come se proprio non se ne avesse voglia, pian pianino, su zampe molto offese e all'inizio niente salti,
Nesquitì. Ecco, io penso che un classico debba parlare con questa voce che è così perfettamente umana, specifica, che solo Wisława Szymborska potrebbe mai avere, con questo suo sguardo esatto e solo suo sulla vita, sull'esperienza, e però che risuona, penso, in ognuno di noi, che può veramente capire cos'è il vuoto di quella stanza, l'incapacità per un gatto, come per ogni essere vivente, con un'anima, di non riuscire a capire e di non riuscire ad accettare, il vuoto tremendo di una persona che non c'è più. Un altro classico che desidero consigliarvi è Dostoevskij, Delitto e Castigo. Fa parte di quei libri che spesso sono nelle librerie di tutti, ma non vengono letti perché in qualche modo, no, poi la vulgata vuole che siano dei mattoni, dei libri pesantissimi, di quelli che è quasi un dovere leggere, e chiaramente se uno lo sente come un dovere non legge nulla. È chiaro che ci deve essere sempre del proibito, sempre qualcosa di ribelle, di scandaloso, di clandestino, no? Nel leggere un libro. Per me leggere non è un'attività coniugale, è un'attività che vuole due amanti in fuga. E in realtà questo libro è quanto di più trascinante possibile, ecco, un libro dell'Ottocento che però continua non solo a essere attuale, ma continua proprio a scavarci perché fa qualcosa che solo i grandi libri sanno fare, e da un classico chiedo anche questo, cioè ci mettono in una posizione molto scomoda. Ossia, noi cominciamo subito a entrare dentro non solo questo romanzo, ma dentro l'anima di un assassino che compie appunto un duplice omicidio in modo efferatissimo, eppure noi pagina dopo pagina ci troviamo accanto a lui come fraterni amici, non perché ovviamente possiamo mai giustificare l'orrore che ha compiuto, ma perché in qualche modo la letteratura ci chiede di entrare dentro le persone, di non giudicarle mai da quello che possono aver compiuto un giorno o 2 giorni, o dal loro aspetto, appunto da come si vestono, da come si presentano. Ci chiedono di entrare in tutta la loro storia, di figli, di fratelli, di padri, di amici. Ci chiedono di entrare in tutta la loro fragilità e quindi in qualche modo di provare solidarietà anche per il più truce assassino, e di sperare appunto che lui venga sì preso e paghi in termini di giustizia, ma perché ci possa essere in lui una redenzione. Quindi ecco, Delitto e Castigo per me è un classico proprio perché ci insegna in assoluto il potere proprio della solidarietà umana. Ogni volta che noi davvero ascoltiamo un'altra persona, noi non la giudichiamo, ma siamo con lui. Di più, ogni volta che noi ci affacciamo verso un'altra persona che può essere la più lontana da noi e anche la più straordinaria, come Raskolnikov, no? L'assassino di questa storia, però noi comunque troviamo sempre una parte di noi stessi, anche la parte più buia, che magari è lì che è sopita, però riusciamo a comprenderla, a comprendere tutte le contraddizioni dell'animo umano, e questo significa anche affrontare noi stessi e gli altri, affrontare la nostra storia, leggendo appunto la storia degli altri. E io termino i miei consigli sui classici con un'autrice che non posso non nominare perché sennò mi sembra di venir meno, no, proprio alla mia madre letteraria, che è Elsa Morante. Io adoro letteralmente questa scrittrice che sento anche molto vicina a me. Vi voglio consigliare Menzogne e Sortilegio, che è il mio romanzo preferito di Elsa Morante, anche se poi mi sono laureata sulla storia e ho molto amato comunque anche il resto della sua produzione, però Menzogne e Sortilegio Sortilegio è poco conosciuto, è poco letto e questo mi fa veramente un enorme dispiacere. Perché leggere Menzogne e Sortilegio? Perché è un classico Menzogne e Sortilegio? A parte che è un romanzo incredibile perché
Elsa Morante l'ha scritto in piena seconda guerra mondiale e anche appena dopo, quando tutti stavano appunto, si davano al neorealismo, lei è tornata indietro in una preistoria di donne dalla feroce passionalità e invece in una belle époque sospesa in una Palermo quasi magica. E anche questo fanno i romanzi, si ribellano alle correnti, vanno in maniera libera quando sono dei classici e in questo grandioso romanzo noi troviamo due cose universali. Uno è la menzogna e il sortilegio che esistono nell'atto di raccontarci, sempre, attraverso le foto sui social, attraverso i romanzi, attraverso le chiacchiere a un'amica. Noi cerchiamo sempre in qualche modo di migliorarci, di abbellirci, di sedurre gli altri, ma la realtà che resta al di qua di ogni racconto è forse più banale, è forse più difettosa, però è anche estremamente commovente, come questo romanzo ci insegna. E poi qua trovate appunto la visceralità delle donne, personaggi femminili straordinari, che come tutte le donne, no, sono educati in qualche modo, ancora oggi siamo educati a restare tagliati fuori dalla storia. E questa educazione non ci piace, non è giusta e ci fa diventare quindi infinitamente tristi da una parte, perché è un enorme, gigantesco spreco di talenti, di espressione, di libertà, no? Che viene appunto sprecata, sacrificata, ma dall'altra anima le nostre passioni profonde, perché poi tutta questa potenza femminile dove va se non si può esprimere? Cosa succede? Ecco che qui incontrate tutti i tabù sul femminile, secondo me, e incontrate anche l'esigenza sempre più forte, scritta magistralmente, affinché davvero ogni donna possa essere, raccontarsi, esprimersi nella sua complessità senza mai dover rinunciare a nessuna parola, a nessun desiderio, a nessuna realizzazione.